Il mondo dello skateboarding, dopo 5 anni di permanenza sul pontile di Varazze, arriva sul lungomare di Napoli, con il Vans of the Wall Spring Classic Naples 2014. Le suggestive immagini delle acrobazie volanti avranno dunque come sfondo il Golfo di Napoli. L'evento ha visto negli anni un afflusso sempre più crescente di visitatori, dai circa 1.500 del 2009 sino ai 20.000 visitatori del 2013. La scelta di Napoli è da considerarsi per noi allo stesso tempo un punto di partenza e un punto di arrivo. E per noi era il momento giusto, arrivati alla conclusione del primo lustro, fare il salto di qualità. E fare il salto di qualità non poteva avere un palcoscenico, uno scenario migliore di una città come Napoli. Una delle città col più alto numero di giovani in Europa, quindi insomma direi che il binomio con un marchio come Vans era assolutamente evidente. Si confronteranno, si sfideranno quelli che sono gli atleti migliori sul palcoscenico europeo e internazionale della categoria, ma naturalmente il content prevede una serie di altre iniziative, quindi un mix di lifestyle, di arte, di musica che avrà il suo apice sabato sera con il concerto degli Hives. La manifestazione è ormai un appuntamento fisso nel calendario italiano ed è un evento per la scena skate europea, un contest internazionale in mini rampa con un montepremi di 15.000 euro. Arriveranno a Napoli 80 skateboarders tra i più quotati al mondo ed insieme alle spettacolari evoluzioni ci sarà tanto altro, soprattutto per i bambini. È un grandissimo evento, molto originale, lo skateboarding nel lungomare di Napoli con Vans Italia, quindi musica, arte, cultura, sport, giovani e anche creatività. Del resto con lungomare liberato li abbiamo già visti sfrecciare ogni tanto, quindi effettivamente si inizia a entrare nel vivo di quella che è la primavera estate nella nostra città, che vedrà protagonista il lungomare, ma non solo il lungomare. Il lungomare noi metteremo sostanzialmente un villaggio per l'estate, su questo stiamo lavorando e chiuderemo in questa direzione, perché si prevede un flusso umano piacevolmente rilevante nella nostra città nelle prossime settimane, e quindi vogliamo far trovare Napoli accogliente, piena di iniziative, piena di cose belle, in modo da poter far musica, arte, cultura, enogastronomia e vivere un'estate anche di sera, di notte, oltre che di giorno nella nostra città.